Adesso siamo cemento, con niente vetroresina, ma puro proprio. Anfora, sì? È il nostro top, vino top che viene invecchiato 2 anni, fa un passaggio anche in botti grandi, non tostate. Ah, anche botti grandi. E quello è per dare un po' di armonia, perché dopo 2 anni nelle anfore, sai, anfora, adesso lo vedrete. Anfora argilla? Argilla, sì, sì, fatto a mano. Per cui uno è grande, uno è piccolo, uno è spesso, meno spesso, per cui dopo 2 anni hai la situazione un po' fuori controllo. Ho capito. Lo mettiamo dentro queste botti per dare un attimo di armonia prima di uscire sul mercato. No, quello è il nostro top. Top proprio. Facciamo tipo un 4.000 neanche bottiglie all'anno. Quelli non sono neanche di questo vigneto, sono a 1600 metri dietro questa montagna. Dietro la montagna. I vigneti sono tutti di proprietà? Sì, sì, tutto proprietà. Anzi, anche di fronte alla nostra, però pian piano arriviamo, perché qua non è come Toscana o Piemonte, che tu sai, devi, c'è il Nebbiolo, c'è il Sangiovese. Qua ho inventato tutto, bisogna fare esperimenti, qua non ci sono. Sì. E poi la filoxera non c'è mai stato, per cui il gioco diventa ancora più difficile, perché non ci sono vivai per portare i tuoi cloni lì, per far vedere quel campione della terra, per capire che cosa piantare. Qua i nostri vivai li creiamo da zero. Però sto cercando di fare l'alberello, qua lo fanno da secoli e millenni, sì. Però gli alberelli sono 2 metri lontani uno dall'altro in Armenia. Io lo sto provando a 70 centimetri. 70 centimetri, sì. Però è non il problema, il discorso è che Areny. Queste cosa hanno 2 anni, queste più o meno? 3 anni. Tre anni. Areny è una pianta vigorosa, per cui bisogna adesso. Stiamo facendo esperimenti, vedere come viene. Nazionale, quando noi abbiamo centinaia e centinaia di nativi che nessuno li conosce, io dovrei essere quello che ha lavorato più di tutti con nativi. Io te lo dico sinceramente, io sicuramente no, miei figli se continueranno, forse i nipoti faranno vedere il potenziale vero armeno, perché qua ce ne sono centinaia e centinaia, diverse centinaia di nativi. È un po' come l'Italia, no? In parallelo, sì, 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 sono 500 e più. Assolutamente, assolutamente. Però adesso il discorso è che noi abbiamo abbiamo già iniziato con la scuola del villaggio, abbiamo preso una classe. Con le nostre spese abbiamo girato Armenia, trovato 2 maestri che sono ancora in grado a fare le anfore, però anfore grandi, a 1000-1500 metri. Perché non ce ne sono più. Perché non ce ne sono, in Armenia purtroppo. Cioè non ci sono maestri che sanno, si è persa anche questa tradizione. No, siamo di fronte a 6000 anni di storia, sì, la dice... più vecchia del mondo. E lì si faceva il vino con l'anfora. I ragazzi giovani già stanno studiando, già sono 3 settimane che abbiamo iniziato. Maestro viene un qua. Progetto nuovo, appena partito. Puntiamo ai giovani. Una settimana, sta tutta la settimana, insegna l'arte di fare anfore. 3.000 anni fa la nostra vitivinicoltura era così avanzata che addirittura sulle anfore veniva stampato la vendemmia più la capacità, questo 3.000 anni fa, e hanno scoperto tipo 500 anfore che poi durante l'Unione Sovietica, non so se la sai la storia, no. Questo periodo Urartu risale a 3.000 anni fa. Il re, quindi. Sì. L'Armenia si chiamava il paese dei vigneti. Paese. Sì. Allora, lì durante l'Unione Sovietica hanno scoperto questo sito qua. Hanno trovato quasi 500 anfore di grosse dimensioni, che uno di quelli è nel Museo Nazionale Armeno su Piazza Repubblica. Ma sì, l'avevamo vista. E infatti 500 vuol dire che era una produzione incredibile, era un proprio produttore di vino. Zara Wine. No, it's since 2012. I'm in the market. 2010 was the first harvest, and since then it has been only glory.
When I started, it was just an idea. Nobody knew what we were doing, where we were going, but in matter of not even 2012 till now, it's 6 years. We are already in 24 countries and serving most in all the countries we are present. We are serving the top segment of each market, and Michelin star restaurants are our most of our clients. So our whole philosophy is to be contemporary, but to not forget our roots. In the winery, we started. I was saying to Enrico before. When I started, I didn't have, as I was saying before outside, nobody to follow. I didn't know what to do, how to do it, and what was the route. So, as everybody, I started in stainless steel tanks. I had small barrels, and I had my amphoras. That was the three vessels we started with. Not even 6 months passes. And we start tasting the wine. The one in the stainless steel is still a newborn baby. Nothing has changed. The one in barrel, vanilla, which doesn't belong to my territory, and amphoras were lively, and it was the real expression of my my land, because this vessel in Armenia has been used since 6,000 years. If you go, or if you have been already to the oldest winery, which is my next door neighbor, is in front of us. I think most of you will know that the new wave in the winemaking is back to the roots, back to the origin, and I think these vessels have a lot to say. So the philosophy of my wine, concrete tanks, with no epoxy paint inside, is a rough, tough concrete tanks, temperature controlled. I received the grapes, they steam them for the reds in the concrete tanks. Then for the aging, we pass in the amphoras. We will taste the wines upstairs. We got two reds and one white. For the reds, one does 1 year of this process, amphora aging, and that's it. For the other red, we have 2 years of aging, but keeping that long, the wine in the amphoras being handmade, they are not developing with the same speed. So we use to reassemble everything. We use the big bottles of 31 hectoliter to reassemble everything, so we have a Sinfonia going on. For the white, I tried to use the amphora, but with the white, didn't pay back, because my philosophy and my wine has to talk about my 1,400 meters of elevation, my grape varieties, and Armenia. The wine in the amphora was talking about amphora. You couldn't, the grape variety was changing his character, the color was changing, and I say, if I have to go around the world and explain to the world that this wine is made in amphora, instead of saying what grape variety it is and where we are, no phylloxera, 1,400, that's not my route. So the white stays, fermentation and aging in the concrete tanks, and I have only one wine. You are looking into the past for discover the future, maybe. Exactly, yeah. Exactly. Back to the future. Back to the future. No, I'm. I always say I'm a contemporary guy with very strong roots to my territory. I was not born even in Armenia, but I feel myself 100% Armenian. Most of the people say, why, if you're a traditional guy, why you don't ferment and age in the amphoras?
That's because I'm contemporary and traditional. I tre vini che abbiamo assaggiato. Sabbioso, i vigneti sono a piede franco, qui di Areny, uno scheletro ricco di sassi, come si può vedere. Areny grape? Areny? No. Okay. Areny.